Ritrovare Pierina è stata la cosa più sconvolgente della mia vita. Nessuno potrà togliermi quell'immagine. Mi tormenterà per sempre. Quando ho capito che si trattava di lei, a parte piangere e disperarmi, ho provato incredulità. Non potevo credere che fosse successa una cosa del genere a una persona a me così vicina. Purtroppo ho capito subito che era stata uccisa. L'ho capito dal modo in cui erano scomposti i vestiti. A parlare è Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, la pensionata trovata senza vita nei garage della sua palazzina a Rimini il 4 ottobre 2023. È stata proprio la nuora Manuela a fare la macabra scoperta. Era la mattina del 4 ottobre e da quel momento è iniziato un crescente senso di paura, sia per se stessa che per la figlia di 16 anni. Per questo motivo, a distanza di 4 mesi, ha deciso di allontanarsi dal condominio di Via del Ciclamino per un po'. Lei e la figlia andranno a vivere in un'altra casa, almeno fino a quando le acque non si saranno calmate. Dopo la morte della suocera, Manuela è finita al centro delle attenzioni degli investigatori e dei media. Fin dall'inizio delle indagini è emerso che tra le due donne non c'era un buon rapporto. I motivi di tanto astio e rancore vanno ricercati nella relazione extraconiugale che Manuela aveva con un vicino, una relazione di cui Pierina era a conoscenza, ma solo in parte. La pensionata sapeva che la nuora aveva un amante, ma non conosceva ancora il nome dell'uomo con cui tradiva suo figlio. La notizia, però, era ormai di dominio pubblico, tanto che persino all'interno del gruppo dei Testimoni di Geova, di cui entrambe facevano parte, la voce circolava. È possibile che sia stata Pierina stessa a parlarne. Proprio per questo motivo, il 4 ottobre, il giorno successivo all'omicidio, era in programma un'assemblea nella sala del Regno di Rimini. L'incontro era stato convocato per decidere il destino di Manuela all'interno della comunità. In questa fede, l'adulterio è considerato una grave violazione e non può essere perdonato. La riunione programmata per ovvie ragioni è stata rinviata, ma nel frattempo Manuela ha volontariamente lasciato il gruppo, affermando di farlo per proteggere la privacy dei membri della congregazione. Ora il nome e il volto dell'amante sono di dominio pubblico. Manuela aveva una relazione con Luis da Silva, un senegalese sposato con Valeria Bartolucci. Pierina aveva condiviso i suoi sospetti sull'amante della nuora con Valeria, ignara che l'uomo misterioso di cui parlava fosse suo marito. Questo intricato intreccio familiare ha innescato una catena di rancori e sospetti. Nel frattempo, Luis e sua moglie hanno deciso di cambiare avvocato, abbandonando quelli che precedentemente difendevano sia Manuela che suo fratello Loris. Proprio Loris ha fornito un alibi alla sorella, affermando che la sera dell'omicidio era a cena a casa di Manuela con la moglie, mentre Giuliano Saponi, figlio di Pierina e marito di Manuela, non era presente. L'uomo era ricoverato in ospedale, mentre Manuela è stata trascinata in un vortice di difficoltà. La sua scelta di allontanarsi temporaneamente dal condominio è stata motivata anche dalle minacce che ha dovuto affrontare. Ha ricevuto una lettera anonima in cui viene accusata di omicidio, un'accusa attualmente sotto indagine da parte della procura. Ma le difficoltà non si fermano qui. Sulle porte di casa e sui muri dell'ascensore sono comparse scritte diffamatorie nei suoi confronti. In giro mi riconoscono. Non mi hanno mai detto in faccia che sono un'assassina, ma ridono sotto i baffi, mi additano. Sembra quasi che abbiano paura di me. Anche mio padre è distrutto, psicologicamente e fisicamente, da questa storia. Sta molto male e sta facendo delle visite. La situazione venutasi a creare dopo la morte di mia suocera ha provato le nostre due famiglie, ma confido che presto la verità verrà fuori. Anche suo marito, Giuliano, è convinto che la verità emergerà con il tempo e attende fiducioso gli esiti delle indagini. Il tempo passa e al momento non è ancora emerso alcun indagato.